Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Crazy Mood. Ci stanno giocando praticamente tutti, perché non farlo anche noi insieme? Ma noi non siamo tutti e lo giocheremo ad Incubo. Outlast 2 contiene scene di violenza, sangue, contenuti di carattere sessuale e linguaggio esplicito. Buon divertimento, ma grazie. Lynn Langerman è una giornalista investigativa che indaga sull'omicidio di una ragazza incinta, morta in circostanze inspiegabili nella provincia rurale dell'Arizona. Tu vesti i panni di Blake Langerman, suo marito, assistente e cameraman. Documenta tutto, non siete combattenti, quindi l'unico modo per sfuggire agli orrori che vi attendono in questo luogo remoto è correre, nascondervi o morire. Faccio sta cazzo di voce. Please, Blake. Where are you? I'm scared. He's coming. Footage organized. You were calling out some other woman's name. What? In your sleep. Jessica, I think. You know a Jessica? Oh, no. I mean, I was dreaming about Jessica Gray from when we were kids. Oh, yeah. I haven't thought about her in ages. Hey, we're crossing into reservation land now. You said I'm looking for some sort of factory? Yeah. We can look, but there's nothing out here. It does look pretty empty. All the mercury in that woman's blood, she had to have spent at least a decade downstream from some pretty heavy industry. If you say so, man, you bought the time. We should record an intro while we're up here. Production value? Sure. Can't work my diaphragm with this thing on. Audio's gonna be crap. We'll have to... Whoa! The fuck? Fuck! Sorry about that. My panel's a little soft, but well, we're good. Oh, that was exciting. Get as much of the landscape behind me as sono you can. Io? You got me? Yeah, sono io. Aspetta, aspetta. Red leather, yellow leather, red leather, yellow leather. Sì, sta dicendo have proprio quello. Vabbè. Sciogli lingua a parte. Okay. I'm Lynn Langerman, here for newstomorrow.net. We're flying past the Havasupai Indian Reservation in central Arizona in search of the origins of murder victim Jane Doe. Hey, Lynn, I don't think you should say murdered. We don't know that. Oh, I'll say she strangled herself to death. It's what the police report says. We may play this before the doctor interviews. If this falls on the first 30, we need to get the word murder in there. Bella, bello il modello, però. Too. I mean, how it just... Here, bello let me try a version that can serve as an intro for the whole piece. Tell me when we're good. Okay. Vai. We're good. Ti sto riprendendo. 2 weeks ago, a young woman was found wandering, barefoot, pregnant and alone, on a barren stretch of highway, 100 miles from the nearest... Oh! We lost the engine! E vai, che bello! Sì, eccola là che c'è... Ah no, l'abbiamo presa. Ammazza che forte sto tizio. Eccolo là, eccoci qua, e vai, sì. Oh, Outlast 2, come iniziare al meglio una puntata? Eh? A scuola? Perché c'è un Cristo... Jessica. Ah, ma guarda, ok, siamo in un trip mentale incredibile. Vabbè, oh, c'è già gente. Posso correre? No, posso solo camminare. Bene. Però l'audio, che fastidio, che fastidio... Ok. Eccoci qua, telecamerina intatta. Ok. Il tuo obiettivo con Tab? Il posto non è male. Mi butto? Stiamo arrivando, tesoro. Merda. Jesus. Allora, hanno introdotto sta cosa che praticamente si possono rivedere i filmati. Però lì non c'è, ragazzi, mi sa che è crepata male. Cos'è questo? Una benda? Insomma, aia, mi sto bruciando! Che cazzo? Che la nostra avventura abbia inizio. C'è una luce là?
Aspetta. Oh, oh, fuck me. Fuck. Sì. Beh, sono contento. E la batteria che se ne va così, guardate lì che se ne va così, senza senso sta cosa. E da qua inizia la beta. Un po' diverso, ma è questo, quindi più o meno sappiamo quello che succede. Spero. Adesso cominciamo a cagarci un po' sotto. Oh no, scusa. Chiudi. Arrivederci. Ho sbagliato casa. E però la batteria finisce troppo in fretta. Salve. Oh no, però dai, ste persone. Che palle. La vacca morta. Apro lentamente. Non è lentamente questo, però. Faccio. No. Pesantissimo. Via. Non hai batterie. Ok, non ho batterie. Salvataggio. E si va verso la morte. Sì, non. Non voglio. Allora. Con i passi e tutto il resto. Ah, cioè con la C si striscia e col control ci si abbassa. Aia. Pesante. Sì, però questo buio perenne, eh? Eh sì. Ma dov'è il pazzo? Cazzo! Beh. No. Oh, ma che cazzo! Ma mi trova sempre! Ma non è possibile che mi sente a naso! Che devo fare? Devo correre, basta? Mo corre, basta. Fanculo, adesso corre, basta. Porca troia. E neanche correre sembra funzionare. Eccola. Ok. Corriamo. No problem. Non c'è problema stavolta. Vai. Corri. Sotto a cacciare o no? Qui sotto. Sì. Bitch. Puppamelo tutto. E salvo. Ok. Ci siamo. Bene. Iniziamo a strisciare. Molto bene. No. Cazzo. Che cos'è? Cos'hai raccolto? God. Oh, do you Jesus. Want him? Then you'll have. No, grazie. Ma dai. Che figo. Abbiamo il microfono che sente attraverso le pareti. Ma io ho finito di nuovo le batterie, però. Ok, là c'è uno. Molto probabilmente è ostile. Io sto strisciando. E quindi lo stealth si fa nelle piante, in questo outlast. Cozzo, ma quanta gente c'è, però. Oh. No, c'è uno qua dietro. Aiuto. Vattene. No, non vedo un cazzo, sono fottuto già. Non so neanche dove devo andare. Oh. No. Cazzo, insomma, è finita. Senti, anche meno però, cioè, anche meno, insomma. Cazzo. Oh, che palle, te ne vai? Eccolo, salve. Ma sta sempre qua, ragazzi, si è buggato, sta qua per sempre. Piano piano. Mi basterebbe una batteria. No, lì c'è uno. C'è chiaramente uno. Ce n'ho anche uno dietro. Ma porca. Ma hanno visto però. Ma dai, ma che vuol dire? Guarda quanto sei brutto. Vado. Sto andando. Cazzo. Che cosa succede? Cosa sta succedendo?
Aiuto! Oh, oh, oh! Daddy, help! Vaffanculo tutti! Dove sto andando? Che posto è questo? Ma dai! Corrivo in fretta! È chiuso! Cazzo, sono fottuto! No! No! Cazzo! Ma perché sta parlando? Perché sta parlando al microfono? Che posi le mani? Che posi le mani? Te le taglio quelle mani! E basta. Finito così. Io qua però non posso andare lo stesso. Invece sì che posso! Invece sì che posso! Posso strisciare come un verme. Sto riprendendo qualcosa di importante. Questa chiesa fatta male, sfocata. Eccolo qua, la Madonnina. Salve. O è Gesù? No, forse è la Madonnina. Bene. Ma il problema rimane. Non abbiamo le fottute batterie. Ok. Stiamo andando. Stiamo andando verso la luce? O andiamo per vie laterali? Vie laterali. Forse era meglio andare dritti. Sono pronto per il gancio, ok? No, questi fanno le cose brutte. Devo entrare in questo pozzo per recuperare quel foglio. Una chiave. La chiave della prigione. Io vedo una stanza lì, ma... E c'è anche la porta. Devo arrivare lì. Come ci arrivo lì? Forse da qua? Da qua. Vabbè, dai, neanche tanto. Siamo tipo... Eccola, grazie! Grazie, ti prego! Sta succedendo qualcosa qua, non posso vedere. La mia povera mogliettina! Lin! Lin, arrivo! Eccola! Lin! Oh, God, Blake! Are you okay? No! What the fuck? I don't know! Oh, shit! We have to run! Andamosene, andamosene! Non si vede niente, senza. Che carini, ci stiamo tenendo per mano! La cosa durerà molto poco! Let's just get away from this place. Kill them! Okay. Soak the earth with their blood! Rip the devil from her belly and crush it beneath your foot! Ah, ok, adesso ho capito che cosa vogliono. No, 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 no! Be gentle. Swear to fucking Christ, the first person who touches me loses their eyes! No, 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 che cazzo sono? Oddio! Non sto capendo! Se stanno a mangiare fra di loro! No, come portate la casa? Motherfucker! God doesn't love you. Not like I do. Signorina! Ma signorina! Yes, my love. We have nothing. I
think I'll see you again. Ugh.